Nazionale del Gargano, in una natura incontaminata, attorno a me soltanto ulivi. Pietro, buongiorno. Ciao, ciao Pietro. Ciao. Bene, allora intanto è bellissimo vedere questa masseria così ancora come quelle di una volta. Infatti negli anni è rimasta inalterata. Che cosa vediamo là tra gli alberi? Vediamo delle vacche di razza podolica che pascolano brave. Mio nonno acquistò sta tenuta nel dopoguerra. Stesso ceppo di vacche podoliche. Allora, questa è una vacca rustica, lo diciamo. Noi stiamo calpestando un terreno difficile, sì, un terreno roccioso. E tante volte qua non c'è neanche acqua, è arido come terreno, soprattutto d'estate. Quindi questa vacca vive, ma è il caso di dire, sopravvive proprio in questa natura così difficile. Allora, questi sono i rami potati degli ulivi. E guardate la vacca dove sta, qua sotto gli ulivi. Praticamente sta brucando quelle che sono le foglie che rimangono, ecco, attaccate ai rami. Attenzione, le nostre telecamere stanno per essere investite dai rami che cadono dagli ulivi, perché qua sta avvenendo la potatura. La potatura, sei in tempo reale. Allora, quindi praticamente questa è una masseria a ciclo chiuso. Si portano i rami, loro mangiano. Loro mangiano sì i rami, poi. Che cosa succede? Il legno. Attenzione lassù. Attenzione alla tavola. Poi ci resta il legname praticamente, che non usiamo per la masseria, serve per trasformare il latte, per il riscaldamento della masseria, legna d'ardere. Legna d'ardere, praticamente le vacche hanno un'azione di pulizia, del ramo. Oltre a concimare, mentre pascolano, concimano. In effetti. Quindi rientra in un contesto di agricoltura biodinamica. Biodinamica che esisteva già una volta, sì, quindi sì. È un concetto che noi riprendiamo dai nostri vecchi, dalle tradizioni dei nostri vecchi. Allora, loro vivono allo stato brado, noi stiamo provando ad avvicinarci, perché una delle attività che voi fate qual è? Il cambio della campana. C'è anche tuo papà che ci aiuta? Sì. Antonio, buongiorno, parlo piano. Ecco, la sta prendendo per le corna, giustamente. Lassa, ecco, che deve fare?
lo prendono per il naso, giustamente, perché la devono mantenere, la devono tenere ferma. Adesso c'è il cambio della campana, questo che cosa serve allo stato brado? La campana non è un arredo, serve per riconoscere la vacca anche a chilometri di distanza dove è posizionata, allora. Soprattutto quando sono prossime al parto. Ah, quindi perché loro, succede? Loro partoriscono, hanno un parto facile, no? Sì. E partoriscono fuori, nei posti più pensabili. Allora, quando la vacca è prossima al parto, tu con la campana riesci a recuperarlo. Cioè, loro dove partoriscono esattamente? Fuori. Fuori? Fuori. Cioè, si nascondono in mezzo ai cespugli? Sì. Sì. Ecco, è un po' difficile questa cosa, però ce l'abbiamo fatta. Quasi. Cioè, come fate a riconoscerla in base alla campana? Qual è il metodo? L'esperienza. Ah, ogni campana c'è il suo suono. E con l'orecchio di papà Antonio si può. Lui le riconosce. Beh, anche sentendo dei fronti, c'è papà, va lo stesso là, quella stessa là. E quindi si capisce. Ecco. Questa vacca femmina ha le corna a lira, giusto? Sì. E il maschio invece, il toro dov'è? No? Un governo qui. Ma come ce l'ha le corna il toro? Più lunghe e più tozze. Più lunghe e più tozze. Allora è libera lei? Sì. È libera, possiamo andare a mungere, che così facciamo il cacio cavallo podolico, perché dalla vacca podolica si ottiene un formaggio davvero un'eccellenza. Andiamo di là, libera, libera. 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 Vieni papà, vieni. I vitellini stanno aspettando la poppata, è un po' in ritardo oggi. E le vacche infatti li stanno chiamando. Adesso noi apriamo, ecco che lo facciamo passare di qua. Ecco, aveva perso un attimo la strada. Il papà va a prendere il secchiello, così iniziamo la mungitura. Noi facciamo entrare i vitellini. Come si fa? Semplice. Di qua? Io li prendo di qua? Sì. Vado di là? Dai, 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 dai! Eccoli! Piano. Questo scappa, vai, uno e due. Fatta. Ce l'abbiamo fatta. Vedi, sono diventata anch'io esperta. Una buona esperta. Allora, questa razza podolica arriva dalle steppe eurasiatiche, sì. Quindi dall'Ucraina. Esattamente, dall'Ucraina. Appunto dalla Podolia, la regione dell'Ucraina da cui prende il nome. Allora, vediamo la mungitura. In questo momento papà sta facendo la mungitura e si fa la mungitura con il vitellino attaccato. Sì. Un po' poppa, un po' prendiamo il latte noi. Molto semplice così. È più facile, più semplice così, ha legato le gambe così almeno non ci staccia. Meno male, perché siamo proprio dietro la vacca in questo momento. Allora, lei partorisce quando? Perché adesso qua ci sono un sacco di vitellini. Quanto hanno questi vitelli? Da poche settimane a un mese, non di più. Poche settimane a un mese, quindi partorisce a inizio primavera, no. E ci siamo. Ecco, proprio in questo periodo c'è una produzione abbondante di latte, questo latte è speciale perché prende dall'erba che mangia tutte le caratteristiche organolettiche, le fragranze. E quindi il caciocavallo podolico si produce soprattutto solo in primavera. Solo in primavera, anche quello segue il corso della natura. Natura. Papà sta mungendo perché il vitello non riesce a bere tutto il latte. Sì, quindi la parte che resta nella mammella va sputata a mano. E quanto rimane, quanto al vitello, quanto per il formaggio? La mattina metà e metà, la sera tutto al vitello. Quanto latte produce al giorno questa vacca podolica? In media 6-7 litri di latte al giorno. Ecco, confronto alla Frisona che ne fa 40, quindi anche questa è una cosa naturale. Tutta pastoria. E questi sono i riti che si tramandano, i riti di una volta? Sì. Mantenendo i riti, mantenendo la tradizione, si mantiene anche il gusto e l'identità territoriale. Questa è una cosa davvero importante. Ci siamo? Ci siamo. Punto tutto? Punto. Voilà, finito. Posso prenderlo io questo latte che lo vediamo? Ecco qua. Latte tiepido, guardate che bello che è, ha già la schiumetta sopra. E adesso con questo latte e le mani di papà Antonio. Andiamo a conoscere un'altra arte antica, andiamo. La trasformazione. Mentre papà si prepara per la fase successiva, noi andiamo a portare il latte appena munto, lo versiamo qui all'interno di questa pentola, ecco, vado. Questo serve per filtrare, Pietro? Filtrarlo dall'impurità, naturalmente c'era già altro latte, così lo aggiungiamo. Questo latte è già caldo comunque. Sì, perché appena munto esce a temperatura corporea. Ed estate come fate? Non lo scaldate neanche? A volte non lo scaldi nemmeno.
Allora, mettiamo via il filtro, giustamente la panna che è rimasta sopra rimane dentro questo telo e poi proprio come una volta questa lavorazione, andiamo sul fuoco e lo scaldiamo. A che temperatura deve arrivare? 38 gradi. 38 gradi, una volta arrivati a 38 gradi possiamo aggiungere che ci siamo già quasi. Siero d'innesto. Questo siero d'innesto è l'avanzo del giorno prima, giusto? Sì, che poi serve per la lisiazione del formaggio. Sì. Intanto andiamo a vedere papà e l'arte della trasformazione. Da qui, una volta cagliato, si fa asciugare l'impasto. Sì. E poi si taglia e si rimette dentro questa tinozza, questo contenitore di legno. Si aggiunge acqua calda, acqua bollente, in questo caso davvero bollente, non so come faccia lui a tenere le mani all'interno di quest'acqua bollente, forse questa è proprio la vera arte. Sì. Ma non brucia? Beh, insomma. Insomma, però quanti anni è che lo facciamo? Tanti? Da 50 anni. Da 50 anni, le mani ormai si sono abituate. Cosa sta facendo in questo momento, adesso, Antonio? Sto lavorando per dare la forma al caciocavallo. Ci siamo, attenzione. Quanto pesa questo adesso? Siamo sui 2,5 kg. 2,5 kg per? 1,8. 1,8, dai, non perdo quant'acqua. 700 grammi. E tanto? Abbastanza. Sì. Vabbè, per me non era tanto, per loro giustamente che lo producono e ci lavorano. Ecco, è tanto. Ecco qua, la chiusura è importante perché? Perché nella stagionatura potrebbero entrare delle muffe. Ecco. Infatti ci vuole molta accuratezza. Ecco qua, quindi lo chiude per bene, così non passa aria, non passa nulla. Una volta fatto questo, si prende. Che bello, già si vede, già è lui, eh? Sì. Si modella a mano. Manca solo la testina. Che bello vedere quanta abilità, eh? Allora. Testina? Intanto che facciamo questo, proviamo ad assaggiarlo. Io, essendo di bocca buona, eccolo qua, guardate che bello. Pasta affilata si vede all'interno, eh? Colore giallo. Gusto. Eccellente. Grazie Pietro. Prego. Grazie Antonio, ti lascio con la freccia. La freccia è pronta. È già pronta? Ecco qua. La vediamo. Eccola qua. Eccola qua. La treccina fatta anche quella, quella si mangia tra quanto? Tra un'ora. Tra un'ora, subito. Allora, il tempo di andare in elicottero a vedere il territorio dall'alto. Grazie mille. L'anno delle foreste, quindi salvaguardiamo anche noi il patrimonio boschivo e il verde che abbiamo attorno, tutelandolo e sostenendolo ogni giorno. Stiamo attraversando la foresta umbra, quindi a sud del Gargano, ed è un territorio di 15.000 ettari, una delle foreste più estese d'Italia. Però è una vera e propria eccezione per la Puglia perché ha un indice bassissimo di boscosità nazionale, 5-7% soltanto. La foresta umbra viene chiamata umbra dal latino ombrosa, cupa, perché è talmente fitta che la luce fa fatica a penetrare all'interno. Da questo verde intenso andiamo verso l'azzurro del mare perché il Gargano ha davvero una varietà di ecosistemi molto diversi tra loro a pochi chilometri di distanza. E questo è il tratto di costa che va da Vieste fino a Peschici. Qua sotto possiamo vedere i trabucchi, questi sono dei congegni per la pesca appunto dalle alte scogliere. E durante la puntata ne vedremo uno davvero molto bello. Questa costa è proprio caratterizzata da anse, da grotte, da insenature. E qui c'è una conifera proprio classica del Mediterraneo che è il pino d'Aleppo che cresce su queste rocce qua giù.